Sono passate 2 annualità, più di 2 annualità, e ormai l'emergenza sanitaria parrebbe in tutta Europa, ma vorrei dire in tutto il mondo, parrebbe superata, ma noi abbiamo in Italia una situazione che è incomprensibile perché nonostante in tutta Europa abbiano eliminato quasi completamente tutte le restrizioni alle libertà individuali, in Italia queste restrizioni continuano ad essere mantenute e proprio di questi giorni, come sapete, della decisione del governo di prorogare la teorica validità del Green Pass per i prossimi 540 erotti giorni, rinnovabili di altrettanti giorni, quindi una cosa incomprensibile. È la dimostrazione di quello che dicevamo già da tempo, cioè il fatto che il Green Pass o Super Green Pass, come l'hanno più volte modificato, non è uno strumento sanitario, ma è uno strumento politico ed economico. Questo è quello che abbiamo sempre detto. Sappiamo perfettamente che coloro che manovrano tutta questa situazione e che sono al governo non solo dell'Italia, ma anche di altre nazioni europee, non, ovviamente vogliono abituarsi all'idea in base alla quale se vogliamo godere di una parte delle nostre libertà, dobbiamo abituarci all'idea di esibire un passaporto. Che è questo Green Pass, che inizialmente è un Green Pass che può essere scaricato attraverso l'applicazione, scaricato nel telefonino, e poi abbiamo anche il Green Pass cartaceo, però l'obiettivo, come ben sapete, è quello di renderci la vita comoda, no? Per quello che fanno, lo fanno per renderci la vita comoda, e cioè per rendere la vita più comoda ci vogliono mettere una microchip sotto cute in modo tale che noi possiamo andare dove vogliamo e quindi potremmo, senza esibire nulla di cartaceo, senza estrarre il nostro telefonino, ma ci sarà qualche marchingegno che leggerà automaticamente tutti i nostri dati, non solo i dati relativi alla nostra situazione legata alla nostra salute, ma i dati anche legati al fatto, così come già avviene in Cina, guardate che quello che vi sto dicendo già c'è in Cina, l'hanno già applicato. E quindi c'è questa specie di assegnazione di una valutazione a punti che permette agli organi di governo di sapere non solo se siamo vaccinati o non vaccinati, ma anche se siamo tendenzialmente rispettosi o meno delle leggi, se siamo rispettosi, se paghiamo le tasse, se siamo irascibili, se siamo scontrosi, potenzialmente pericolosi. Questo già avviene in Cina. E si parrebbe che soprattutto il nostro paese, la nostra bella Italia, fosse stata scelta come laboratorio per verificare se nei paesi occidentali è possibile applicare il sistema cinese. Questo è il vero obiettivo. E quindi non è semplicemente che il Green Pass è funzionale a farsi vaccinare, ma è diverso. È proprio la questione del vaccino che ci ha abituato un po' alla volta a essere schedati. Questo è quanto avviene. E quindi in quella direzione si stanno muovendo. Prova ne sia, come vedete, che è stata dichiarata come finita l'emergenza sanitaria il 31 di marzo. Dicono che l'emergenza sanitaria è finita, ma vanno a prorogare le limitazioni delle libertà individuali. Ecco, svelata la questione. Avete visto in questi giorni che c'è stata anche una presa di posizione, perché poi prima o dopo la verità viene a galla. Noi avevamo detto dall'inizio, ascoltando anche quello che ci diceva il rimpianto Jean-Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, che ci diceva: guardate che dalle verifiche che abbiamo fatto noi è impossibile che il Covid-19 sia il frutto di un salto di specie, quindi ricorderete l'evocazione del pangolino, dei pipistrelli e quant'altro. Invece, in realtà, l'avevamo detto subito, l'avevano detto illustri scienziati, che non era possibile che il Covid-19 avesse origini naturali. Proprio Palù, il responsabile e rappresentante dell'AIFA nazionale, in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni in base alle quali dice che la possibilità che il Covid-19 abbia origine naturale è l'equivalente di 1 a 1 trilione, cioè è matematicamente impossibile che sia
che sia un salto di specie, che abbia origini naturali. Quindi c'è l'ammissione del fatto che questo Covid-19 è frutto di una manipolazione ingegnerizzata del virus, alla quale lavoravano già da diversi anni diversi paesi, anche europei. È vero che venivano fatte queste sperimentazioni in alcuni, non uno solo, quello più famoso di Wuhan, poi c'era Harbin, c'erano altri laboratori in altre parti della Cina, ma che erano finanziati sia dagli Stati Uniti che da alcuni paesi europei, e quindi, e questo a scopo militare. A scopo militare. Ecco, adesso l'ammissione di quello che noi sostenevamo sin dall'inizio, e cioè che il Covid-19 è una manipolazione ingegnerizzata. E quindi poi che sia sfuggito, adesso ci dicono che è sfuggito per errore dai laboratori cinesi, ma insomma, come ci hanno raccontato le bugie, allora ci racconto anche adesso, io sono convinto che non sia sfuggito per errore. Però questa è una mia convinzione, poi vedremo se la mia convinzione poi troverà riscontro.